Bentornati, fratelli di Tuberanza, in un nuovo episodio su Xenoverse 2 Best of Z. Amici miei, in compagnia del nostro caro Joseph the Gamer. Ciao a tutti ragazzuoli, siamo carichi per una vera nuova sfida. Carichissimi raga, lo scorso episodio è andato da Dio. Benissimo, mi aspettavo una così tanta interazione, ma avete superato le mie aspettative. Bravi, provateci anche questa volta con un bel pollicione all'insù per supportare questa serie. Che ne dici, Gio? Tu che cosa ne pensi in generale? Che devono lasciare un like adesso. Grandi. E soprattutto devono consigliarci nei commenti le prossime missioni da fare. Esatto. Mi raccomando, quindi scrivete tutto. Esatto, a proposito di consigliare le missioni, miei cari amici, sotto lo scorso episodio la maggior parte di voi ha scelto Eterno Rivale e quindi andremo a svolgere proprio questa missione. Ma Giuseppe, tu sai per quale motivo hanno scelto proprio questa? Guarda Mirko, un'idea ce l'ho. Credo perché in pratica conoscono la missione e sanno che è una delle più difficili, una delle più lunghe e soprattutto è una di quelle in cui ci sono tanti personaggi che si trasformano una volta che sono stati sconfitti. Quindi è si va dal Super Saiyan 1, 2, 3, 4 livello, Super Saiyan Blue. Quindi ne vedremo delle belle. Bene, bene. Adesso inizio ad avere un vago ricordo di questa missione. Adesso ti invito alla mia stanza e poi iniziamo. Maria Joseph ha accettato l'invito ed è qui con noi. Bravi, bravi, bravi. Tra l'altro, ragazzi, mi avete dato un sacco di consigli sotto lo scorso episodio. Uno dei tanti è appunto l'utilizzo di personaggi casuali nelle missioni parallele. Dunque c'è un problema. Eterno Rivale, se giocata con un personaggio un po' scarso, non la superate e quindi perdiamo solo tempo. Quindi per questa volta, essendo una missione molto ma molto difficile, utilizzeremo i nostri personaggi. Giusto, Gio? Perché comunque... Solo per questa volta. Poi dalle prossime, se sceglieranno missioni magari un po' più gestibili, possiamo cambiare personaggi e aggiungere un'ulteriore difficoltà, che è quella che non conosciamo i personaggi che andremo a scegliere, perché saranno casuali, no? Perfetto, perfetto. Dunque, raga, le regole sono sempre quelle: fare i bastardi, aspettare che i nemici uccidano Joseph the Gamer e approfittare della situazione. Bene, mi sto comportando come un vero e proprio clan di Freezer, che si potrebbe tradurre Io, Mirko, ti interrompo perché non ricordavo fossero queste le regole di Best of Z, in tutta sincerità, Mi sono nuove per questo secondo episodio. No, no, ma stavo pensando ad alta voce, quindi colpa mia. Ah, ok. Sono regole un po'... Sì, sì, no, sono così, regole... Così, un po' scorrette. Sì, 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 no. Io... Ho ucciso Vegeta con una Suprema. Boom. Io non ero lì sotto, giuro. Non ero lì. Ah, ci stavi provando. No, forse non l'ho visto. Assolutamente no. Ti sbagli. No. Un attimo che arrivo io, Oh, ma c'ha così poca vita lui. Allora vado io con la tempesta gigante. Distruggilo. Boom. Niente, raga, io ho perso tutta la vita. C'è tutta la vita ho perso. C'è incredibile. Quasi tutta. Quasi tutta. Però ragazzi, vi dico una cosa, C'era la regola di non usare le capsule. Esatto. Però per questa missione difficile, dai, direi almeno una a testa di usarla. Quindi Mirko, usala assolutamente se ne hai bisogno. Va bene. Allora facciamo che una capsula va utilizzata. Perché comunque, raga, sta missione è veramente tosta. Se non ci allungo le gambe prima, Allora, io utilizzata. Vado assolutamente a curarmi, ad aumentare la mia aura per essere pronto. Io qua, ragazzi, sto sempre a risparmiare, sempre a non rischiare e basta, è la fine. Vado. Ho deciso. Ma che sei un bastardo? L'ho distrutto. Non ci credo. L'ho distrutto. Sono stato cattivissimo, non te lo aspettavi, Hai superato. Ma all'improvviso l'ho ucciso. Ma non si fanno ste cose. Cioè, se le faccio io che sono dei clan di Freezer è giustificato, perché il clan di Freezer è malvagio, ma aia. Non usare subito le supreme, perché così dai a me vantaggio. No, è tutto calcolato, amico, vai tranquillo. Ah, tutto calcolato, sul serio? Tutto adesso vediamo, calcolato. Vai così.
Lancialo via, boom, 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 boom. E vado ora, raffica energia, boom, massima potenza. Vai, raga, l'ho spostato. Distruggilo. Sì. No. Sì. L'hai colpito tu. Così si fa, ragazzi. Joseph stava facendo la sua mossa. Io ho utilizzato la Kamehameha Rosé. Come si chiama? Sì, Rosé Super Black. Sì, 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 la Super Black. Gli ho dato un pugno, Rosé, una roba del l'ho genere. Spostato e poi l'abbiamo terminato. Questa è stata una mossa che non mi sarei mai aspettato, sì, non pensavo riuscissi. Questa è stata una bella cosa. E poi anche a colpirlo. Sono proprio fiero di quello che ho fatto. E mo io ne faccio un'altra a sto maledetto. Se mi fa lo stamina break sono finito. Dai, mangi in Vegeta. Per te è la fine. Ma che al scherzo? Momento forse sono in vantaggio, eh? Sì, al momento dovrei dovresti in vantaggio esserlo. Con le missioni, cioè con le uccisioni lì, con le supreme. Anche se abbiamo capito anche dallo scorso episodio che non per forza chi distrugge i nemici con le supreme. Gio, aiutami. Gio, aiutami. Prenditi sto maledetto. Prenditi sto maledetto. Aspetta, aspetta che arrivo, dammi un momento che arrivo. No, subito. Lo lancio via, vai. No, ma perché devo prenderlo io? Scusami, stai preparando per caso roba come, che ne so, supreme? No, 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 non sto preparando nulla. Era per una questione mi fiderei che mi poco, stava... fai pur sempre parte della razza di Freeze. No, no, giuro che sei un demone non... del freddo, c'è poco da fidarsi. Giuro che non stavo preparando niente. Sì, ma perché sì, Vegeta sì. mo se la sta piglia con me? Nel frattempo io allora distruggo Goku, ma guarda che c'ha poca vita, me lo prendo lo so, io allora. Lo vedo. Dai, raffica energia massima potenza. No, 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 non riesco, raga. Volevo rubargli Goku, ma non ce l'ho fatta perché ci sta sto faccia di merda di un Saiyan che mi sta dando fastidio. Allora, io posso ancora utilizzare una capsula, ok? Ah, è vero, tu hai ancora la capsula da utilizzare. Sì, nel caso in cui, ragazzi, ci trovassimo in vera difficoltà e magari Tube va al tappeto o io andrò al tappeto, l'altro, proprio solo per questa missione, andrà in suo soccorso. Sì, raga, anche perché questa è veramente impossibile da giocare. È proprio difficile da gestire. Esatto. Perché è vero che siamo ora 2 contro 2, ma è uno scontro tostissimo. No, ma loro sono proprio forti, raga, gli avversari sono terribili, Dai, 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 manca poco. L'ho abbattuto. Vegeta l'ho sconfitto. Ora dovremmo essere 2 contro 1. E quasi quasi potrei provare a rubarmi sto Goku. Non vediamo ci se provare ce la faccio. Manco per niente. No. Manco per niente. L'hai sconfitto tu. L'hai sconfitto Finale tu. Finale supremo. Io ho messo adesso la capsula. Ho messo ora la capsula perché arriva Gogeta. Gogeta. No, perché vieni contro di me? Ah, merda. No, 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 vatte via. Guarda, guarda, c'è Joseph the Gamer. Joseph the Gamer, 350.000 iscritti. Prendi lui, prendi lui. Ehi, sono 370.000. Oh, 370.000, capsula. Bravo, 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 vai da Joseph. No, vai. Guarda, ho messo un'altra capsula, ma avevo la vita full perché l'avevo già messo. Tranquillo, altro, tranquillo, nessun problema, non ti preoccupare. Dai, 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 tocca a me. L'ultimo colpo per abbatterlo. Boom! Tempesta vai. Gigante. Vai, Joseph, sì. No! No! Sì! No! Me l'hai rubato! Gliel'ho rubato, raga, gliel'ho rubato! Il mio tesoro! Me l'hai rubato! Il mio tesoro! Tutti contro credo, Joseph! Yeah, vai! Contro Joseph, piccolo, andate, andate! No. Mamma mia, raga, ho pochissima questa... vita! Devo tenermi alla larga! Non posso andare nello scontro! Devo provarci, buttalo via! Adesso raffica energia massima potenza, distruggilo! Boom! Distruggilo! Ce l'ho fatta! Io non ce l'ho fatta a rubartelo questo! Tu. Non ce l'hai fatta, giusto? Non ce l'ho fatta, no. Meno male. Però ci stavi riuscendo, eh. Ci è mancato poco. All'improvviso ho visto una... Cos'era? Una super sfera evanescente. Sì, avrei dovuto aspettare un altro po'. Lanciata contro... Ancora contro Goku? Ne approfitto io. Boom, colpiscilo ora. Vai. Con la suprema, raffica energia massima potenza. Lo butto via. No. Sì. No. No. Sì. No. Sì. No. Sì. Però ho ricevuto equipaggiamento. Anche io. Vediamo. Il... Che grado hai avuto? Zeta. Zeta. Entrambi. Ma come Zeta anche entrambi tu? Entrambi Zeta. No. Entrambi Zeta. No. Sì. E ho ottenuto un botto di roba, comunque. Dei vestiti, forse qualche mossa. Tanta roba. Beh, ragazzi, allora, io questa la prenderei come un 1-1, quindi ci giochiamo tutto nella prossima parallela. Cioè, chi vince la prossima ha vinto tu. Comunque, dicevo, anche se nello scorso episodio non avevo la parallela, quindi non ho preso il grado, regà, comunque la vittoria va a Joseph. Cioè, non è una competizione mondiale in cui bisogna per forza vincere. Lo scopo di questa serie è farvi divertire, cioè tutto qua.
nient'altro. E soprattutto divertirci, oh. Esatto, non da meno, esatto. Me. Beh, quello è ovvio. Che se mi schiavi? Un'altra particolarità, Mirko, è la seguente. Il terreno di gioco è solo il torneo. È vero. Quindi è molto stretto e volendo tu con una... non so, supernova, cos'è che hai lì? Stella evanescente. Ecco, con quella puoi beccare tutti i nemici in campo e li distruggi tutti. Quindi su questo potresti essere anche avvantaggiato, eh? Vedete? Il terreno di gioco può essere un elemento fondamentale da considerare nella sfida. Vediamo se riesco a colpire Goku. Boom! Fai così. Dai, dai, dai. No! Che glielo frego! Che cosa hai fatto? No! No, perché te ne vai? Goku di me! Ma ecco perché tu non parlavi. Per qualche certo che... secondo non parlavi. Oramai... stavi concentrando. Ah, non è Majin Vegeta. Raga, oramai Joseph ha capito come, quello che faccio. Cioè, quando sto zitto è perché sto elaborando qualche piano malefico. Quando non parla è pericoloso, ragazzi. È arrivato Vegeta. Sì. E poi, Mirko, la sesta cosa è che Vegeta è un personaggio che ha mille nomi. Qui è chiamato Vegeta. Gogeta. Qualcuno lo chiama Vegeku. Come? Gogeta anche. No, Gogeta è l'altra fusione. Questo qui è quello con i Potara. Ah, ok, quindi, è vero, sì, cioè, con gli orecchini. Qualcuno lo chiama anche Vegetto. Cioè, un botto di nomi stranissimi. Oh, ah, Super Saiyan. Cioè, praticamente qua bisogna... cioè, quando è che ci dà il grado? Noi non stiamo facendo fuori nessuno. Vedremo se ora lui fuggirà oppure riusciamo a sconfiggerlo. Beh, non lo so. Per ora... non questa è, non è, questa è la mossa che mi ha dato il caro amico Broly. Broly. Sì. Ci provo. Vado adesso con la Suprema. No, ci provo io. Vai, vai. Yeah. Ma scappa. Però, scappa, sì. Ma è assurdo, ma basta. Oh. No, mo scappa. E ora arriva Gogeta, ma non ha senso. Stamina break, no. Ti ha fatto lo stamina break? No. Oh, che peccato. Sì. Non mi funzionano i tasti, non posso aiutarti. Joseph, no, scusa. Lo sapevo, guarda. Che stai a fare in lontananza? Niente, niente. No, 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 via, via, devo fare presto. Vai, 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 vai. Niente, niente, niente di preoccupante, tranquillo. Joseph. Ma lo so che tra poco, non appena gli vedi poca vita, ne approfitti. Lo so già. Oh, eccola via, via. Lì. No. Beh, dai, ma scappa. Se ne va, ma non muore mai! Ma ora chi sarà il nemico? Scusami, per capire. Goku Super Saiyan 4? Livello. Sì, che fai? Facciamo un'altra volta Vegeta, no? Contro Gogeta Super Saiyan 4? Probabile. Eh sì, arriva eccolo. Vegeta. Arriva anche Vegeta. Come previsto. Nulla che non avevamo già previsto, ragazzi. Proviamoci. Eh sì, Vedete, questi sono scontri tostissimi, Assorbito. È che manca pochissimo a sto Vegeta per morire. No, riesce a resistere, aia, vai. Che poi io non dovrei dirlo. Io ho sta bruttissima abitudine di commentare e di dire le cose. Esatto, bravo Joseph, vai, vai. Ti sei accorto di aver sbagliato? No, niente, bravo. Vai, vai così. È arrivato il mio momento. Devo andarci ora. Vai, ora. No, lo stamina break, no. Goku, te ne devi fare i cazzacci tuoi. Dai, vai. Se ne va? Ma no. Meno male che se n'è andato, regà. Meno male che se ne sono andati, mi stavano per purgare. Qui arriva Gogeta, prepariamoci. Sicuro. Prepariamoci. Ecco. Gogeta, sì, Gogeta. E questo mi sa che sarà l'ultimo. E viene verso di me, ma perché? Sì. Ma vai verso Joseph! Sì. Io nel frattempo ho tutto il modo di ricaricare Laura, tranquillissimo. Ma vai contro Joseph, idiota! Dai, dai, sto arrivando, eccomi. Di allora, Gio, io direi di utilizzare la capsula. Perché... sì, almeno una, dai. Sì, almeno una. Vabbè, una ricarica tutta la vita. Vai. Sì. Io la Z non ce l'ho, se no l'avrei utilizzata. Ho messo quella Z che cura l'impossibile. Cura tutto praticamente. Anche se è il raffreddore ti passa. mi sarebbe servita la scorsa settimana. Ci riprovo ora. Vado adesso. Vado ora. Vai. Vai, scansalo. Boom. Vai adesso. No. No. Vabbè, no, se ne va un'altra volta, vabbè. Ma chi è che arriva? Scusa, Topo Gigio, chi arriva? Ancora. Raga, praticamente non c'è grado in questa missione. Perché non abbiamo sconfitto nessuno arrivati adesso, Ma questa, ragazzi, gli devono dare un altro nome a sta missione. Tipo, sì. Che ne so, scontro tra vigliacchi, perché scappano tutti. Sì, amico mio, ma hai visto quanta vita hanno? Ho visto. Cioè questi qui non dobbiamo risparmiarci assolutamente. Ok, arriva anche Junior. Bravo Junior, vai, aiutami. Oh, finalmente un aiuto esterno. Anche se ti dico, di solito
Ci sono questi che invece di essere d'aiuto rompono le scatole. Esatto. Perché tipo si spostano l'avversario. Cioè, perché perché quella sfera evanescente non avrebbe colpito? Ok, bravo Junior, si è preso Goku su di lui. Bravo, bravo Junior, bravo, bravo. Tienlo lì. Questo Vegeta è tosto, eh. Ma è tosto anche Goku. Guarda che questi sono tosti. E Junior è morto, ragazzi. Junior ci ha mollato. Come? Lo rianimiamo, che dici? Potrebbe esserci d'aiuto dopo lui. Junior? Per curare qualcuno di noi se moriamo. Dai, vado. Io ci provo, dai. Potrebbe essere d'aiuto. Sì, sì, non sì. Non come combattente, ma come colui che rianima. Ma come capro espiatorio, semplicemente. Come lui che piglia le botte al posto nostro. Ecco, chiamiamolo con il suo vero nome. Capro espiatorio. Perché tanto quello è Junior. Allora, ancora con le combo. Adora. Boom. Ma adesso distruggilo, Joseph. No. Perché non lo distruggi, Joseph? Sì, no. Che stai a fare, Mirko? Com'è possibile? Non ti permettere. Non ti permettere, Mirko! Vai! No, l'hai ucciso tu! Non lo so, non lo so chi l'ha ucciso. Non lo so. Ho ottenuto equipaggiamento, raga. Però io voglio la scritta: hai ricevuto abilità. Voglio l'abilità. Allora, per Goku adesso è tosta, eh. Per Goku in ogni incontro si nasconde uno scontro, lo sai. E non ci sono tregue, è la storia che prosegue. Dragon Ball GT, fai la speranza, nuovo esponente di Dragon Ball GT. Vogliamo, che ne so, tipo nelle fiere che lui canti proprio la canzone di Dragon ma Ball. Ma guarda, GT. Io adesso mo perché non ho la voce bella calda, eccetera, ma se me la schierisco un pochettino sono molto simile a Giorgio Internazionale, Mamma mia, ha poca vita Mirko. Vattene. Ti toccherà. Vattene, vai, merdoso. Distruggilo. Chi? L'abbiamo fatto entrambi! E mo a chi? Vediamo. Oh. Punteggio. Oh, ma non ho punteggio! Non è punteggio? No! Non ho punteggio perché forse non ho la missione. È impossibile. Credo di averle tutte. Io ti dico, amico mio, che qualsiasi grado avresti preso, io ho il grado Z. Yes! No! Ragazzi, è successo praticamente la stessa cosa dello scorso episodio, quindi io direi uno pari. Ci sta. Cioè, giusto. Ci sta la grandissima. È giusto, il pareggio. È giustissimo. Il pareggio. Ok. Ragazzi, che battaglia abbiamo fatto oggi. Spettacolare. Assurdo. Abbiamo visto più Goku e Vegeta in questo episodio, raga, che da tutta la serie di Dragon Ball, però sì. Va bene lo stesso. Raga, però è inutile che io ve lo ripeta. Io questa serie la adoro, perché sinceramente queste missioni in cui rubo l'avversario a Joseph, cioè Joseph si fa un mazzo da culo così per ridurlo in fin di vita, poi arrivo io e glielo rubo, e questa è la cosa spettacolare. Anche se hai fatto la stessa cosa tu nella prima missione parallela. Sì, questa volta ho detto no, devo farlo anch'io, perché altrimenti ero da meno e non mi andava, dai. Esatto. Allora, amici miei, noi vi diamo l'appuntamento con il prossimo video, sempre e solo qui, su Tuberanza. Vai, Gio. Ragazzi, è stato un onore ed un piacere continuare questa serie Best of Z, solo sul canale di Tuberanza. Quindi vi vogliamo sempre carichi, con un pollice in su, e consigliateci, ripeto, nei commenti le missioni da fare. E forza, il numero. Forza. E il numero. Alla prossima, raga. Ciao. Ciao.